Se avete letto il titolo del video, spero che abbiate con voi popcorn, perché ci sarà da sbellicarsi dalle risate. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e oggi mi vedete nell'inusuale veste di maglietta bianca perché sto testando delle luci con il Beauty Dish e perché oggi vado a farvi una tipologia di contenuto un po' diversa dal solito, ovvero facciamo due cose che normalmente non vedete su questo canale. Editiamo delle foto su smartphone e andiamo a vedere delle cose che non bisognerebbe fare quando si editano le nostre foto e che mi hanno fatto fare una delle peggiori figure di merda da quando faccio questo lavoro. Ovviamente se vedere i miei errori vi dà gioia, io vi chiedo come sempre di farmelo sapere in un commento, iscrivetevi anche al canale, è il modo migliore per farmi capire che sto andando nella direzione giusta. Via! Molto bene, ma adesso apriamo il nostro smartphone e come potete vedere qui c'è una foto del mio faccione. Adesso io vi faccio vedere che cosa faccio per andare a editare questa foto, quindi faccio edit. Innanzitutto siamo su iPhone, quindi abbiamo la possibilità di sfocare maggiormente lo sfondo perché questa foto è stata scattata in modalità portrait, quindi voglio fare lo sborone e sfoco completamente lo sfondo. Dopodiché vado a selezionare un filtro, cose che normalmente non farei, però in questo caso invece lo facciamo. Andiamo a sceglierci un filtro che renda giustizia all'immagine, posto che ce ne sia uno, cosa che di solito non c'è perché a mio parere i filtri, insomma. Dopodiché andiamo a modificare l'immagine, diciamogli innanzitutto automatico, così ci pensa lui da solo. Adesso io andrei a fare giusto un paio di ritocchini. Devo dire che l'automatico se la cava abbastanza, Contrasto io non lo voglio. Dunque, perché vi faccio vedere tutta questa cosa? Vi faccio vedere questa cosa semplicemente per andare a dire ok, facciamo un prima e un dopo. Voi vedete questo prima e questo dopo e potrete pensare è meglio o è peggio, ma è una cosa molto soggettiva perché qui abbiamo fatto delle modifiche che secondo me sì, possono andare in una direzione, ma non è necessariamente meglio o peggio. Tuttavia un editing di questo tipo a mio parere ci sta, non siamo stati distruttivi con l'immagine, non siamo stati troppo invasivi, abbiamo un pochino rispettato quella che era l'immagine originale, ho cercato solamente di modificare qualcosa. Ora, che cosa cambia tra il prima e il dopo? A livello fotografico praticamente niente, il soggetto è sempre lo stesso, abbiamo modificato un pochino i colori, l'unica cosa dove veramente ci sono delle modifiche sostanziali è la profondità di campo, che è una cosa su cui si sarebbe potuto intervenire con una macchina fotografica direttamente in camera. Con il telefono, se scattiamo in modalità ritratto, la possiamo gestire anche dopo, il che è una buona cosa ovviamente. Adesso però faremo una cosa, ripartiremo da capo, quindi io vado a buttare le modifiche, adesso ripartiamo da capo e questa volta vi faccio vedere come non bisognerebbe editare. Allora, andiamo a fare un po' le stesse cose di prima, intanto andiamo a vedere che cosa succede se io modifico questo. Vedete che qui cambia completamente la solfa, perché qui sto, qui addirittura levo lo sfondo. Qui sto applicando una luce che... sì, vedete, qui stiamo applicando una luce che schiarisce il volto automaticamente. Queste sono proprio le cose che modificano la foto in una maniera innaturale, perché la foto non era così. Andiamo nuovamente a sfocare tutto. Andiamo a scegliere un altro preset. Questa volta lo facciamo bello violento, Andiamo a fare una roba di questo tipo, dopodiché vi faccio vedere, ok, adesso vi faccio vedere esattamente quali sono le cose da non fare mai. Dov'è il contrasto? Ecco, contrasto, bam! Queste sono le cose che fanno quelli che non sono sicuri delle proprie foto, che poi oltretutto prima pompano il contrasto e poi vanno a ridurre il punto di nero perché non si vede più niente, quindi insomma. Dopodiché andiamo a giocare anche un po' con la saturazione la mettiamo a 100 e la vibrancy pure. Adesso andiamo a giocare con il colore dell'immagine, andiamo a mettere una cosa del genere. Tinta, ma sì, modifichiamo anche la tinta. Sharpness, vogliamo non mettere sharpness e definition. Noise reduction, ne andiamo a mettere un pochino, ma giusto perché non sappiamo che cos'è. Vignettatura, ecco qui, vignettatura. Dopodiché, non contenti, andiamo pure a metterla in bianco e nero perché non abbiamo capito nemmeno noi quello che abbiamo fatto. Ora, questo che vi faccio vedere, questo prima e dopo, è esattamente il motivo che mi ha fruttato una delle
peggiori figure da quando faccio questo lavoro. Perché? Perché sostanzialmente non avevo capito qual era la richiesta del cliente. Se il cliente mi chiede una foto senza farmi richieste aggiuntive, probabilmente al cliente va benissimo un'immagine come questa, quindi senza tutte queste modifiche, perché il cliente vuole solamente riconoscersi in quell'immagine, vuole vedersi in un determinato modo, vuole essere contento del ricordo che quella foto gli suscita in un determinato momento. Nel momento in cui noi andiamo a stravolgerla in questa maniera, andiamo magari a creare un effetto nuovo che per noi può essere gradevole, ma vi voglio spiegare perché non dovremmo mai farlo. Ovviamente il primo motivo è di carattere etico, ovvero non andiamo a modificare così tanto anche i lineamenti di una persona, perché comunque con quel contrasto, con quelle luci, cioè viene fuori una fotografia che non rappresenta per niente quella che era la scena. Il secondo motivo è che sostanzialmente il cliente non ce l'ha chiesta quella processazione così strana e magari non gliene frega niente, quindi ci stiamo perdendo tempo. Io dico il cliente, ma può anche essere che abbiamo fatto le foto per un amico, un parente, possono essere le foto della cresima del nostro cuginetto, se è per quello. Non c'è stata chiesta quella modifica così pesante, così invasiva, non gliene frega niente alle persone che ricevono le foto di vedersi trasfigurati in questa maniera, di vedere questi mascheroni così contrastati, non gliene frega niente, vogliono una foto semplicissima di quello che era il momento. Ci butto dentro anche un terzo motivo, che questo è più personale, ovvero che se volevamo un effetto particolare, se volevamo delle luci strane, se volevamo un contrasto artificioso, potevamo farlo direttamente in camera mettendo delle luci, magari, o scegliendo una condizione di illuminazione particolare in maniera tale da fare sì una foto pensata, ragionata e in qualche maniera più bella, professionale, accattivante, però pensandoci sul momento e coinvolgendo anche le persone. Adesso faremo una bella cosa, ovvero torneremo all'interno del telefono e io vi farò vedere un quarto editing che secondo me è quanto di più misurato ci possa essere. Innanzitutto non usiamo filtri, i filtri non li usiamo perché i filtri sono scuole di pensiero, a mio parere i filtri anche no. Andiamo a lavorare soprattutto sul punto di nero e andiamo a lavorare un pochino sulla saturazione, un pochettino sulla vividezza. Andiamo a ottenere un risultato più o meno di questo tipo. Io poi non vi dico che non vado ad agire sulla tinta, perché un pochino potrei, però poco. E un pochino di sharpness e di definition, anche a me piace introdurle, ma anche io esagero sempre, per cui non bisogna assolutamente esagerare. Secondo me questo, non dico che questo sia giusto, ci sono 100.000 editing diversi che si possono fare, però questo è fedele a quello che stavamo vedendo. Ok che gli metti un po' più di figaggine sfocando un pochettino lo sfondo, e si può fare anche con Photoshop usando le fotografie tradizionali fatte con la macchina fotografica, un po' di pazienza, una selezione si fa, si può fare, si possono modificare un pelino i colori, ma un pelino, però senza stravolgere. Come potete vedere in quest'immagine non è stravolta l'originale, è assolutamente riconoscibile la persona ritratta, lasciate perdere che sono io, la persona ritratta ci si riconosce in quel momento, si ricorda di quel contesto, di quella situazione, e può essere soddisfatta del lavoro che gli abbiamo fatto, ma senza che gli andiamo a mettere, guarda, vi voglio far vedere la cosa peggiore che possiamo fare, vignettatura. Oh, bam! Questo è proprio il marchio del dilettante per quanto mi riguarda. E lo sapete perché lavoriamo così, con queste cose troppo estreme? Lavoriamo così perché non siamo sicuri del nostro lavoro. E quindi noi guardiamo il nostro lavoro, la nostra foto originale, e dentro di noi pensiamo: non andrà mai bene, sono così scarso, sono così poco competente, così poco skillato, che non andrà mai bene. E allora devo modificarla il più possibile per nascondere a chi la vedrà quanto sono scarso. Questa è la cosa peggiore che possiamo fare, perché questo è proprio il marchio di chi sa di non essere capace. Io so di non essere capace, allora vignettatura, contrasto a bomba, così sto eliminando tutto, sto facendo un pastone unico, e uno dice vabbè, però così sembrerà che l'ho fatto di proposito, io dirò che l'ho fatto di proposito e nessuno si accorgerà che in realtà sono uno scarpone. Secondo me lavorare così è profondamente sbagliato, perché non stiamo consegnando un buon lavoro a chi ce l'ha chiesto, ma anche a noi stessi, perché comunque non stiamo
facendo un buon lavoro e soprattutto non ci spinge a migliorarci, perché tanto noi pensiamo, ma tanto poi io metto la vignettatura a 100, il contrasto a 100, così non si vede più niente e in qualche modo me la porto a casa. Invece no, bisogna cercare di fare la fotografia buona senza modifiche. Se la fotografia è già bella così come è scattata, io potrò fare delle modifiche migliorative, ma non dovrò fare delle correzioni per andare a nascondere che c'era dello schifo sotto. Ebbene sì, io purtroppo in un dato momento nella mia carriera fotografica ho consegnato un lavoro in quello stato lì, o meglio sono stato lungimirante perché ho consegnato le foto naturali, quindi con le modifiche giuste, e poi ho fatto una seconda cartella dove gli ho messo dentro: guarda, queste sono cose in più che ti regalo. Mi ricordo questa persona, che alla fine non era neanche un cliente, che mi ricordo che le guardò e mi disse: ah sì, carine, un po' strane. E io ci rimasi male, e fu importante esserci rimasti male, perché se non mi avesse risposto così io avrei continuato a pensare che queste schifezze andavano bene. Invece, avendomi detto così, io le ho riguardate tempo dopo e mi sono detto: forse togliere tutto lo sfondo, fare lo sfondo giallo e mettere quella vignettatura che sembra la foto su una lapide, forse non è stata l'idea migliore. E da lì ci ho pensato e mi sono detto: forse non è questo che le persone vogliono quando guardano una foto, forse la vogliono naturale perché vogliono rivedere quel momento così com'era. Per me è stata una lezione importante, cerco di trasmettervela nel contenuto di oggi, su cui non voglio dilungarmi ulteriormente perché voglio cercare di mantenerli un po' brevi e un po' vivaci, e anche perché fa un caldo bestia che mi sta uccidendo. Per cui colgo l'occasione per ricordare a tutti quelli che mi stanno guardando e che non sono iscritti: potete farlo subito con il bottone rosso qui sotto. Chi si iscriverà adesso avrà un 83% di probabilità in meno di fare figure pessime come quella che capitò a me. Signori, è stato un piacere passare con voi un po' del mio tempo. Io vi do appuntamento al prossimo video.